Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano. Sono le 9:34 minuti in questo istante e siamo qui in diretta, sempre dallo studio di Milano All News. Oggi parliamo di qualcosa di veramente davvero interessante, bello, anche una novità, è la prima volta che succede in Italia, di una storia di una persona che si è innamorata del nostro paese e ci porta qualcosa di bellissimo per renderlo ancora migliore. Di una storia che ha a che fare però con Milano e con la città metropolitana perché avviene qui fuori, alle porte di Milano. Tutta questa storia si svolge a Cornaredo e insomma può sembrare una barzelletta, perché potremmo dire che c'è un olandese dei tulipani a Cornaredo. Non è una barzelletta invece, è la realtà e ne parliamo con Edwin Kerman, che è qui oggi, questa mattina con noi. Benvenuto e grazie per essere qui con noi. Grazie Grazie mille, sono felice che possa venire. Edwin. Allora, stavamo dicendo, cosa c'entrano i tulipani e Cornaredo? Perché stiamo parlando di tulipani questa mattina? Ah, perché ho preso un po' di tulipani per la gente che non conoscono i tulipani, penso che quasi tutti conoscono. Sì. Siamo qui perché. Io ho avuto questa idea di fare un giardino di Yupik, Yupik, tu prendi i tu prendi, tulipani. letteralmente tu tiri su, letteralmente. Sì, per iniziare qui in Italia, perché ho visto che mio fratello in Stati Uniti ha fatto questo Sì? giardino, io sono andato a lui per aiutare e mi è piaciuto tanto, per questo sono Ecco, allora, andato qui. spieghiamo bene cos'è il Yupik. L'idea che ha avuto Edwin e che hanno avuto anche i suoi fratelli, appunto, mi dicevi, tuo fratello in Rhode Island fa già questa cosa, l'ha fatta lo scorso anno, hai un cugino in Texas che anche lui ha fatto questa cosa e tu hai detto, la voglio fare anch'io. Dove la faccio? Hai trovato poi un posto a Cornaredo e dopo vedremo come sei arrivato fino qui. Che cosa vuole fare Edwin? Ha preso un campo. Ha piantato dei bulbi di tulipano, questi tulipani ovviamente cresceranno e, cari cornaredesi e milanesi e lombardi, potrete, una volta che questi tulipani saranno cresciuti, andare a raccoglierli sul campo di Edwin, quindi voi stessi a prenderli, quindi Yupik appunto, e vedere anche un bellissimo campo. Dicevamo fuori onda, un ettaro, praticamente lo stadio di San Siro, ecco, come grandezza, quindi quasi due campi da calcio in tutto. Completamente pieni di tulipani, tantissime varietà che io potrò andare a prendere, poi ci spieghi come funzionerà il sistema, di proprio andare a prendere, coltivare, cioè prenderli, metterli nel mio cestino, poi portarmeli a casa e tutto. Sì. Allora, quanti bulbi tulipani e quante varietà avete seminato, si dice? Sì, Piantato, piantato. Sì. giusto, ecco. No, abbiamo piantato 250.000 bulbi, 250.000. 230.000 abbiamo piantato con una macchina. Sì? Era un po' era macchina vecchia di Olanda che abbiamo piantato insieme con questi coltivatori dove affitto il terreno. Sì? L'altro 15.000 abbiamo piantato al mano, Sì? ci 183 sono 183 varietà. diversi tulipani. Sì, Sarebbe ci sono quasi. molto varietà molto speciali. Questo anche speciali che per questo progetto che non è solo raccogliere i tulipani, Sì? però ci sono veramente varietà che ci sono in tutto il mondo, sono solo alcuni mille bulbi. Dai. Varietà molto speciale, ho visto anche al Facebook si può vedere Sì. Quindi questa foto che faccio con le varietà. il tuo campo diventa anche una sorta di Wikipedia del tulipano, cioè avrò tutta una serie di Sì, tulipani e potrò capire e vedere le differenze delle varie tipologie. questo 230.000 abbiamo piantato misto con differenti misti di 10 varietà. Poi tutte le varietà abbiamo piantato 50 bulbi alfabetica. Sì? Sì? So, le gente possono anche fare foto con tutte le varietà e quando si vede una varietà che si piacciono, se è un numero, poi si possono vedere dove si possono trovare Ah, questa ok. per il Per campo di pick prenderli. per prendere. So, sarà per prendere. Per pick tulipani a casa, però anche per fare Per vederli. foto, sarà anche un cuore di tulipani. Ah. Sì,
Ecco, Edwin, tu sei olandese, nato in Olanda, cresciuto in Olanda, vicino, diciamo, una quarantina di chilometri da Amsterdam, dicevi, sei di il paese? Ecco, Wervershove. vicino ad Amsterdam, ripeto, appunto, è impossibile da ripetere, Verkers. No, lascio a chi di dovere dirlo. Se è un posto dove ci sono tanti, tanti Ah, tulipani. ecco, però da là hai preso, sei venuto in Italia, come mai proprio l'Italia? Insomma, avevi un'Europa tra cui scegliere, invece hai scelto l'Italia. Sì. Grazie, Posso dire un po' di mia anzi. storia. Sono in famiglia di tulipani. Mio padre cresce tulipani. Adesso ci sono come 5-6 cugini. Alla fine era come 5-6 CEO Ah. tutti hanno un'azienda di Di tulipani. tulipani. Io ho lavorato sempre nel tulipani, siamo con quattro fratelli. Dopo studiare ho lavorato differenti lavori, prima di vendere bulbi di fiori in tutto il mondo, e di più importante era Italia. Ho imparato italiano un po' a Sicilia, ho lavorato Quindi tre... vendendo bulbi di fiori in generale, con l'Italia hai imparato un po' l'italiano, ecco. Sì, poi ho lavorato anche con gli altri lavori, anche in Etiopia ho lavorato un anno per Asta di Fiori, ho lavorato anche dal marketing e bulbi, e all'azienda anche sempre di bulbi e fiori. E poi gli ultimi 6 anni ho lavorato con i miei fratelli in Olanda di nuovo. E questi due fratelli hanno l'azienda in Olanda, che ha 70 ettari di bulbi, Mamma mia. 20 milioni di fiori che crescono nella sera. Io sono quasi sicuro che questo Antarctica Red Princess, ci sono molte probabilità che ci sono da miei fratelli. Questo ho Ah, e comprato questi li hai qui in presi qua in Olanda. Italia, li hai Questo ho comprati. comprato Poi dici, molto qui. probabilmente sono dell'azienda dei tuoi fratelli, li riconosci ormai. Sì, questo conosco. Io ho fatto una foto, mio fratello dice questo è quasi sicuro ed è nostra. Sì, però mio altro fratello vive negli Stati Uniti per 10 anni, prima in Virginia, lui ha fatto questo piccolo U-Pick giardino, era un successo, però non specie, era piccola e lui aveva anche altro lavoro, se non ha molto tempo per fare bello perché altro lavoro nel weekend faccio questo campo un po', però piaciuto, però non era grande successo. Anche ha avuto molti problemi con crescere. Una volta tutti erano un Mangiati? animale, hanno Ah, gli mangiato animali tutti, si... tutti Oh, i fiori. cavolo. Io aiuto per piantare i bulbi. Poi quando era cresciuto era mangiato. Però l'ultimo anno è andato in Rhode Island e ho piantato anche 250.000 bulbi. Lui pensava già che sarà un successo perché era molto al Facebook, era molta gente che voleva andare. So io sono andato a lui per aiutare e mi è piaciuto tanto perché tutte le gente che vengono sono molto appassionate, come dico, wow, amazing, di più bello che ho visto mai nella mia E quindi hai detto, lo vita. voglio rifare anch'io, voglio provarci anch'io, lo voglio fare anch'io, e hai scelto quindi a quel punto l'Italia Sì, come... all'inizio stiamo lavorando con mio fratello per iniziare un altro in Stati Uniti, perché per gli Stati Uniti è difficile per andare per me, per iniziare un business, per visita è molto difficile, è più facile fare qui in Europa. Poi perché io conosco un po' l'Italia nel mio passato, lo so che gli italiani piacciono molto i tulipani, i fiori. E ci piacciono anche i fiori più belli. Per esempio con il lilium, noi vendiamo sempre a differenti bulbi di fiori. Per il lilium ci sono i lilium piccoli, un po' più grandi, e E in questo Italia vanno molto molto. grande. In Italia In vanno Italia è il solo paese che vogliono i bulbi molto molto grossi. grossi, ecco. E per me è anche importante perché i nostri tulipani saranno anche molto speciali. Allora io cerco un posto dove ci Dove piacciono piacciono quel tipo qualcosa, di e come italiani ci tulipani? piacciono anche i vestiti Dice, le cose belli. belle piacciono. Sì. Quindi tu dici porto del bello e sicuramente questo piacerà agli italiani. Però la domanda che poi a tutti sorge spontanea è:
come mai Cornaredo? Nel senso, con tutto il bene che voglio a Cornaredo, abbiamo avuto qua anche il sindaco, non è il primo paese che viene in mente quando si guarda una mappa geografica dell'Italia. No. Come mai proprio Cornaredo? Yeah. No, io mia storia è di più come Sud Italia, mm-hmm. perché in Sud Italia si crescono di più di fiori. So, io non conosciuto Milano bene, però pensavo che vuole essere nel posto dove si vivono tante gente. Adesso all'inizio ho pensato di Roma, mm-hmm. però Roma ha già molte cose belle, il mare, mm-hmm. Anche il clima è un po' troppo caldo. So, io pensavo Milano sarà un posto giusto perché si vivono tante gente qui, anche sì. È abbastanza freddo nell'inverno. Anche... Perché diciamo il tulipano ha bisogno comunque di un clima freddo, beh, un clima simile all'Olanda, diciamo, ecco. Sì, per crescere in lunghezza i tulipani devono avere come 2-3 mesi di freddo. Altrimenti non, come in Texas, mio fratello deve fare prima i bulbi nel frigorifero. Ma pensate, frigorifero. Sì, perché sennò col caldo del Texas sì, non riesce a crescere sì. in lunghezza. No, cioè io pensavo che Milano sarà un posto bello. Sono andato qui in luglio l'anno scorso per cercare un terreno per uh-huh. affittare. Non ho avuto niente di contatti, di informazione. So, all'inizio ho fatto un volo e sono andato con Airbnb. Sì. Ho scritto al mio profilo, sono da Olanda, cerco un terreno per affittare, per crescere tulipani. E tutti che erano... interessati che hanno detto forse ti posso aiutare, e quindi hanno incominciato a metterti in contatto sì. con varie persone. Prima due settimane era tutti in un altro posto sì. e ho incontrato tanti dietro, anche tanti posti che non erano, ho visto per esempio tanti campi, 30-40 campi per... cavolo. Perché era molto... Perché il campo per fare una cosa così non è un campo qualsiasi, serve un campo comodo anche perché sia raggiungibile dalla gente poi per venire a prendere i tulipani, perché ci sia anche un posteggio dove poter mettere le macchine della gente che viene. Il terreno deve essere un certo tipo di terreno, immagino, quindi che non sia troppo bagnato, che non sia troppo... Cioè, non è che tutti i campi vanno bene, immagino. Sì, no, era di più importante che il terreno è bene per crescere i tulipani. Per questo è più importante che è drenato, perché quando è troppo bagnato, quando se piove e acqua lascia nel terreno per due giorni, tutti i bulbi fanno morire. Okay, sì, non è una risaia, quindi deve essere... So, prima due settimane era a Sud Milano, sì, perché ho visto al Google che erano molto cassine, molto più verde. Però alla fine pensavo a questa, tutto riso, questo riso non va bene per i bulbi. So, ho trovato differenti posti. È anche di più importante per me che era di accessibilità con macchina, anche per parcheggio, anche con mezzo pubblico se possibile. Anche deve essere nel un posto dove ci sono abbastanza gente vicino, mm-hmm. come Sud Milano un po' più vuoto, mm-hmm. e poi Nord Milano ci vivono un po' più gente. So, alla fine ho incontrato una donna che mi ha aiutato, che sì? prima mi ha preso a un centro buddista in Corsico, però questo non era possibile. Sì? Poi lei mi ha preso a un amico che è un coltivatore a Sud Milano, e lui ha detto che conosce un coltivatore viaggio al Cornaredo, e siamo andati insieme la prossima settimana. E lui, il suo terreno era un po' troppo piccolo, però suo vicino aveva questo terreno vicino e... Poi abbiamo parlato. È stato anche molto bello, hai conosciuto tanta gente, ti aiutano, aiutato, vi sentite ancora, immagino, insomma, seguono la tua storia, immagino, sì, poi ormai tutti sì. quelli che hai incontrato stanno seguendo la tua storia, immagino, comunque una storia davvero, davvero interessante. Spiegaci bene quindi, come funzionerà una volta che, quando cresceranno i primi tulipani?
I primi tulipani usciranno quando? Questo è difficile per me dire. Adesso è molto... Io ho piantato in novembre e dicembre, hanno fatto radici, poi era freddo, non hanno cresciuto niente. Questo è bene per i tulipani, perché hanno bisogno di freddo. Però adesso non... Se hanno i radici, però devono iniziare con crescere. È sempre difficile dire quando si fioriscono. Dipende molto di tempo nel marzo. Però io penso che probabilmente fine marzo i primi tulipani, tra fine aprile o inizio di maggio di più tardi i tulipani. Che cosa quindi succederà una volta che crescono i primi tulipani? Come funzionerà? Le gente possono andare al nostro compost, abbiamo fatto un permesso con Parco Sud per fare una recinzione, saranno anche quattro casebi con tavoli, con carta, anche alcuni bagni chimici, un ufficio mobile, le gente possono entrare, probabilmente si pagano alcuni tulipani come in anticipo per entrare. Beh, bello, quindi comunque vada, mi porto a casa qualche tulipano del tuo campo. Sì, poi sarà come un dépliant per spiegare come funziona. Poi si possono vedere i tulipani, fare foto. Questo è, penso, di più importante, che la gente vuole fare foto con i bambini, con amiche insieme, per fare l'Instagram, anche per i pensionati che vogliono fare un giro, è molto bello. Quindi sarà anche un campo bello da visitare, non solo, cioè non è un campo agricolo dove io arrivo a file di, in questo caso, tulipani, potrei avere patate, insalata, che è uguale, non è un orto. No. Ecco. Il più importante è un giardino. È un evento dove è per rilassare, per vedere i colori, per primavera, per sentire primavera. Poi sarà i sestini secchi, le gente possono prendere cestino di vimini e si possono camminare tra i tulipani. Probabilmente sarà difficile cercare quale si piace, perché ci sono così tante bellissime, così tanta varietà. E poi si possono raccogliere, si tirano i tulipani fuori. Non si tagliano niente, si tirano così. Si tirano così. Okay. Normalmente i bulbi sarà lascia dentro il terreno. Quando fa fuori, dove ci sono i tavoli con la carta, si possono togliere il bulbo. E poi sarà carta per fare un mazzo. Ci sono alcuni dipendenti che possono aiutare. Quindi comunque ci sarà della gente che aiuterà. Poi si pagano per i fiori e questo e quindi uno è poi, molto semplice. Molto semplice, però diciamo, molto semplice, ma è la prima volta che in Italia viene fatta una cosa del genere. Sì. Insomma, serviva quindi Edwin che dall'Olanda arrivasse a portarci questo metodo, che volendo potrebbe essere usato anche credo per altri tipi di fiori, no? Il U-Pick funziona solo con col tulipano, il U-Pick funziona solo col tulipano, o si può pensare di farlo anche con altri tipi di fiori? È possibile anche con altri tipi di fiori, però io volevo fare solo tulipani, perché io conosco la tua specialità, mia specialità, sì, per questo io non voglio fare solo tulipani, è abbastanza lavoro per me per fare. Quindi se uno verrà, chiunque verrà al tuo campo, appunto, potrà entrare, fare le foto, visitare questo bellissimo, chiamiamolo giardino, non è più un campo e basta, è proprio un giardino alla fine. Hai detto che anzi hai fatto anche delle specie di aiuole, diciamo campione, sample, dove vedere le specialità prima di poi entrare nel grande giardino in cui sono stati messi tutti insieme, giusto, le varie varietà di tulipano. Io penso che alla gente piacciono, perché c'è molto lavoro, c'è molto stress anche di politica, e quando questo è per rilassare, per nella natura, è una bella esperienza per fare. Per questo penso che ci sono molte probabilità per fare questo tipo di... Quanto di... spesso dici mentre parli, tu usi la parola bello, bellezza, quanto è importante che sia bello questo giardino, più che produttivo, diciamo, ecco? Di più importante che sì, il terreno è più bello, perché voglio fare che
spero che la gente possa fare tante foto, cioè per questo di più importante che i tulipani crescano bene, anche questo non, belli. Non sono, non sei sempre sicuro che i tulipani crescano bene, questo no, di, no quando c'è... hai piantato, però sempre quando sei coltivatore sei sempre un po' stress, o come sì, ah, sarà abbastanza piove, non sarà troppo freddo, cioè per questo prima importante che i tulipani crescano bene. Poi yeah, è di più importante che è molto bella e che le gente piacciono. Poi quando si raccogliono o non si raccogliono, non mi... è di più importante che è molto bella. Che... Tu dicevi anche, mi ricordavi prima fuori onda, mentre ci siamo conosciuti, dicevi mi interessa anche che vengano raccolti lentamente anche, non tutti subito. No, perché quando le gente per esempio raccogliono, quando i primi tulipani crescono, gli altri tulipani sono verdi, i primi tulipani crescono, quando si sono direttamente tutti raccolti, il campo sarà verde, sarà sempre, sempre verde. Cioè, per questo è meglio quando raccogliono un po' più lento, sì, il campo sarà più fiorita, più bella. Sì. Beh, hai già pensato a cosa fare dopo, nel caso, quando finirà questa avventura? Un'avventura che, diciamo, inizia a novembre, tu pianti, fine aprile finisce però, nel senso che poi i tulipani... Ah, non arrivi a maggio con i tulipani, giusto? Sì, no, questo è un periodo... È molto veloce in realtà poi la cosa. Yeah, è un lavoro che solo in queste quattro settimane devo fare il lavoro, devo fare il guadagno anche. E poi è solo in novembre l'anno che devo piantare di nuovo. So, tra aprile e novembre... Io probabilmente torno in Olanda perché i miei fratelli hanno questa azienda di tulipani, hanno anche bisogno di aiuto. Di aiuto. So io aiuto loro che nell'estate. E mia compagna, mia ragazza Nitsu Volanios, che noi facciamo questo lavoro insieme, lei lavora come insegnatrice di inglese. Insegnante, insegnante di inglese, in Varecchio. So, forse nell'estate restiamo qui e io torno alcuni mesi in Olanda. Ah, ecco. Questo dobbiamo vedere. Ah, quindi avete poi idea di mettere, visto che parliamo di piante, le radici anche voi qui a Milano? Sì, sì. Avete proprio intenzione di stare? A noi piacciamo tanto qui Italia. Allora, ormai sono 4 mesi che vivi fisso qui in Italia. Com'è? Insomma, tu avevi visto la Sicilia, avevi visto per pochi mesi, così invece adesso hai visto Milano, hai visto com'è vivere e com'è lavorare proprio, non sei qui a fare il turista o a fare un piccolo breve periodo. La mia storia è di più in Sicilia, è sud Italia, per me era un po', perché non conosco bene di nord Italia, per me era un po' sorpresa che quasi... che qui è quasi come Nord Europa, come ci sono, tutti è ben organizzato, economica va bene. Per questo non era molto difficile vivere qui in fronte confronto all'Olanda, ho capito. Sì. Allora, siamo quasi in chiusura. Ti chiedo, Edwin, ricordaci come fare però a trovarvi, come fare a sapere come sta andando e venirvi a trovare poi sul campo. Dove possiamo trovarvi, su Facebook, su internet, come funziona? Sì, la nostra azienda è Tulipani Italiani, il nostro sito più importante adesso è facebook.com/tulipani.italiani. Okay. Sarà anche il sito web tulipaniitaliani.it. Che probabilmente alcuni giorni sarà live in diretta. So, questa è di informazione di più importante per adesso, in l'ultima settimana facciamo tutti l'informazione come funziona, come per entrata, per il per tutti spiegano nel Facebook, anche nel nostro sito web. E se anche poi siamo all'Instagram, al Twitter, basta cercare Tulipani Italiani e quindi vi trovano e poi su lì tutte le informazioni quando fai Tulipani Italiani a Google siete voi. Si trovi anche il posto dove c'è con Google Maps, puoi andare e ci trovi tutte le informazioni. Benissimo,
ci rivedremo sicuramente quando riusciranno i filippani, veniamo anche noi a trovarvi, vogliamo venire a vedere questo spettacolo di colori che immagino deve essere qualcosa di stupendo per gli occhi e per l'anima, mi viene da dire. Sì. Davvero Edwin, grazie mille di essere qui con noi, sono stato proprio contento di averti conosciuto, ci vediamo presto, va bene? Sì, grazie mille per andare qui, mi è piaciuto tanto. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito, io vi do appuntamento come sempre per una nuova puntata di Good Morning Milano nei prossimi giorni. Grazie mille, arrivederci.